Ciao 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 a tutti. Dunque, oggi vi parlerò di alcuni eventi, di alcuni fatti che sono accaduti sulla piattaforma di Steemit e che dovrebbero interessare tutta la comunità. Dunque, di recente è stato creato un nuovo Witness che tutti i nostri utenti dovranno votare. Cioè dovranno cliccare sul link che vi ho inserito nel sottopancia e questo è un witness tutto italiano creato appunto dai nostri gestori della comunità italiana. Ma vediamo adesso che cos'è un witness. Dunque, cercherò di spiegarlo in maniera semplice perché è un po' complesso. Dunque, i nostri witness sono dei testimoni, cioè la traduzione dalla parola inglese è testimoni, e quindi sono un gruppo eterogeneo di persone che hanno la fiducia degli utenti che li votano e si prendono l'onere di mantenere attivo il server 7 giorni su 7, 24 ore su 24, quindi sempre. E creano i cosiddetti blocchi, ossia loro seguono e certificano le varie operazioni che vengono svolte appunto su Steemit. Per esempio, queste operazioni sono il votare i post, i commenti e altre operazioni. Il witness italiano più conosciuto è il nostro Boots, spero di dirlo giusto, sul quale appunto noi, la comunità italiana, ha dato la propria fiducia. Di recente però abbiamo creato un nuovo witness e questo witness risponde al nome di DaVinci.witness. Per votarlo vi dico cosa bisogna fare. Dunque, dovete andare sull'apposito link e scorrere verso il basso e nella pagina e dopo vi troverete un form su cui digitate davinci.witness e cliccate su vota. Facendo così avete contribuito con il vostro voto alla crescita di questo nuovo witness. E avrete partecipato al bene di tutta la nostra comunità, insomma. Bene, come ulteriori informazioni, volevo dirvi che purtroppo, a seguito di malfunzionamenti di qualunque tipo, il servizio Streamian è stato chiuso. L'unica soluzione in questo momento è di cliccare su ogni post e quindi di effettuare il voto manuale. I post che dovrete votare si trovano su Discord e si trovano all'interno delle stanze hashtag post e hashtag primi lineetta post in cui appunto la comunità italiana fornisce gli articoli che si pubblicano quotidianamente. Dunque, come ulteriore informazione, vi volevo dire che come effettuare il voto è molto semplice. Dovrete aprire questi link che si trovano su Discord e potrete upvotare cliccando sulla freccetta che si colorerà pian piano di verde. Volevo inoltre farvi notare di stare molto attenti alla percentuale di voto che darete. Per non far diminuire il vostro voting power. Il vostro voting power, se votate molte persone, per esempio, verrà prosciugato, quindi ponete la dovuta attenzione, per favore. E se prosciugate il voting power, dovete poi aspettare qualche ora per far risalire la vostra percentuale. Benissimo. Possedete un quantitativo di Steam Power superiore al 500, allora
In quel caso avrete la possibilità di gestire la vostra barra percentuale. Vi raccomandiamo di settare la barra percentuale al 10% della vostra potenza di voto, in modo tale da poter effettuare il voto per un cospicuo numero di articoli senza che il vostro voting power diminuisca più del dovuto. Per controllare, per sincerarvi sul vostro voting power, vi suggerisco di collegarvi a Steemt, scritto con la D alla fine, il cui link vi metterò appunto nel sottopancia. Attenzione che dovrete inserire il vostro nickname che utilizzate su Steemit dopo il simbolo slash. Ok, con questo è tutto, io vi ringrazio e vi mando un bacio. Buon fine settimana, ciao ciao.